pecore elettriche con Davide Allegranti. Benvenuti, benvenuti, qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Sono andato al cinema a vedere Le otto montagne, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti, premio Strega nel 2017, libro da leggere per chi non l'avesse ancora fatto, film da vedere. Le otto montagne racconta la storia di un'amicizia, quella fra Pietro, ragazzo di città, e Bruno, ragazzo di montagna, nata sui monti d'estate, quando Pietro, fin da ragazzo, trascorre la stagione in vetta e trova Bruno, con cui poi si darà appuntamento l'estate successiva e poi l'estate successiva ancora. L'estate costruisce quello che l'inverno può soltanto rafforzare, non cancellare, nell'attesa di un nuovo incontro. Sul film avevo due paure legate all'inautenticità, che la storia fosse portata altrove, ha detto Cognetti al Corriere della Sera. Si parlò dell'America, delle montagne rocciose, dove però non c'è la cultura dell'alpeggio che è centrale nella storia, e poi i due amici, il cuore del film, dovevano essere veri. Era importante che la montagna fosse vera e i due amici fossero veri, ha detto Cognetti. Proprio come gli attori che interpretano Pietro, Luca Marinelli e Bruno, Alessandro Borghi. Amici per davvero, si sono conosciuti nel 2015 sul set di Non essere cattivo. Le due paure sono svanite, come si vede. Il film è girato in Valle d'Aosta, dove Cognetti, che ha lì il suo rifugio e ha svolto un ruolo di consulenza artistica per i registi, ha accompagnato a lungo gli attori per comunicare loro il senso della vita in montagna, che non è quello attribuito da chi viene da palazzi, appartamenti e laghi finti. Siete voi di città che la chiamate natura, dice Bruno. È così astratta nella vostra testa che è astratto pure il nome. Noi qui diciamo bosco, pascolo, torrente, roccia, cose che uno può indicare con il dito, cose che si possono usare. Se non si possono usare, un nome non glielo diamo perché non serve a niente. L'amicizia fra i due attori è così palmare che attraversa la pellicola e restituisce quella autenticità alla quale faceva riferimento Cognetti. D'altronde è l'amicizia il cuore del libro e del film. C'è naturalmente anche la montagna con i suoi pascoli, ma non è un documentario. È la storia di due persone, uno che va e torna, Pietro, e l'altro che resta sempre e, a un certo punto, per sempre, Bruno. Fratelli mancati, tant'è che quando i rapporti fra Pietro e suo padre si guastano, lasciandosi dietro freddezza, fughe, abbandoni e disperazione, ecco che Bruno diventa una sorta di suo sostituto. Pietro sembra non volere un padre, Bruno diventa il sembiante di quel figlio che se n'è andato sbattendo la porta e dicendo al babbo che da grande non sarebbe mai diventato come lui. Uno si allontana troppo da tutto, va persino in Nepal, l'altro ha trovato il suo centro di gravità permanente in vetta perché, dice, la montagna non mi ha mai fatto del male. La loro amicizia resiste alla lontananza, ai mesi di assenza, alla rabbia, ai lutti, resiste ai flutti della vita, resiste anche alle incomprensioni. Quasi un matrimonio, finché morte non vi separi.